Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi è un unboxing molto particolare, oggi andremo a parlare di motori elettrici da installare sopra le barche, sia piccole che grandi. In questo caso è un motore abbastanza importante, è il nuovo arrivo della Garmin che si chiama Force, quindi un nuovo motore elettrico a pedale da installare sulla mia barchetta che vedete dietro. Ovviamente non sono in acqua, va installato a casa, quindi sono a casa mia davanti al garage pronto per l'installazione. Andremo a vedere tutto dall'inizio alla fine, cioè dallo spacchettamento iniziale e poi al montaggio un po' sommario, così ve lo farò vedere un po' velocemente insieme al mio amico Andrea, che dovrà ancora arrivare, che mi darà una mano perché io sono veramente negato su queste cose qua meccaniche e invece lui è bravissimo perché è il suo mestiere. Quindi cominciamo subito con l'unboxing, andiamo a guardare il nostro motore e guardiamo un po' cosa c'è all'interno e come dobbiamo procedere per l'installazione. Allora, bella gente, andiamo a guardare subito, immediatamente, cosa c'è dentro la scatola. Io non vedo l'ora. Vi premetto che io il motore l'ho già provato, perché Garmin me l'ha fatto provare in anteprima pochi mesi fa. Siamo riusciti ad andare insieme a provarlo, solo che me l'hanno portato già spacchettato. E invece io oggi voglio farvi vedere cosa c'è all'interno di un motore così super figo. Garmin ovviamente non poteva non fare un prodotto di altissima qualità anche per il bass fishing, anche per i motori elettrici, visto che lo fa già sia per gli ecoscandagli sia per tutti i vari accessori, orologi, smartwatch, e sono leader in assoluto credo per quanto riguarda l'outdoor, quindi navigatori e compagnia. Quindi andiamo un po' a guardare cosa c'è dentro a questa scatolone meravigliosa. Allora, apriamo. Allora, intanto il motore, bellissimo, guardate che linea che ha, è meraviglioso, io lo adoro, l'ho già visto, già provato ragazzi, è fantastico, ha una potenza incredibile, guardate che bello, guardate che meraviglia. All'interno il motore imballato mi sembra anche molto bene, quindi protetto dagli urti in assoluto, ha una linea fantastica, nero, guardate che meraviglia, con una bella staffa robusta e curato nei minimi dettagli, come tutto il tipico stile Garmin, ok? Andiamo a vedere cosa c'è nelle scatole. Questa bella scatolona qua, guardiamo cosa c'è dentro. Qua ci sono tutti gli accessori, quindi come vedete le viti per avvitarlo, la fascia per tenerlo legato sotto al deck della barca, quindi alla punta della barca per tenerlo fermo e tenerlo legato, i vari laccetti, questo se non mi sbaglio è il telecomando, dove io poi vi andrò a fare un report in acqua per farvi vedere come funziona, e qua insomma ci sono tutti gli accessorini che andremo a montare durante il nostro montaggio, il nostro tour del nostro unboxing, e lo rimettiamo qua così quando arriva il nostro amico Andrea è pronto per vedere tutto. Vediamo cosa c'è in questa scatola qua. Questa è la staffa che serve per tenere appoggiato praticamente il nostro motore sopra il deck della barca, di modo che quando non salta troppo e resta sempre bloccato, e ci permette in certi laghi dove c'è molta onda, permette di stabilizzare. Infatti si chiama Force Trolling Motor Stabilizer, serve per bloccare il motore dalle vibrazioni, in modo che anche se prendiamo tante onde lui resta esattamente fermo. Poi andiamo avanti a vedere cosa c'è qua. E qua dentro abbiamo l'elica, bellissima elica, trita qualsiasi cosa, l'ho già provata ragazzi, è fantastica la nostra elica dedicata al motore elettrico. Qua andiamo a vedere cosa c'è qua in questo bellissimo scatolone made in Garmin. Bellissimo, qua c'è la pedaliera. C'è la pedaliera che è una pedaliera wireless, cioè senza cavo, fantastica. Dopo la andremo a guardare nei minimi dettagli. Guardate che bella, bellissima, 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 solida, robusta, guardate che bella, senza cavo, quindi comodissima. Ovviamente è un motore elettrico con ancora, quindi sarà veramente comoda. Andiamo a guardare cosa c'è qua dentro. Voilà! Ovviamente c'è la staffa, eccola qua, c'è la staffa di montaggio, cioè quella che noi andremo a posizionare al di sopra della barca per poi fissarci sopra il motore. Bella solida, bella robusta, con questo schermetto LED che è fantastico. Io vi ricordo che intanto
Il motore io l'ho già provato, c'è già un video di Garmin su YouTube che vi linko qui in descrizione sull'unboxing. Questo è lo schermetto che è strepitoso, ragazzi, vi dice qualche velocità stiamo facendo, la batteria, il GPS quando è collegato, quando il motore è l'ancora, è un display che ci dice tutto quello che sta facendo il nostro motore. Bene, io credo di aver aperto tutto. Tanto avete visto e vi siete dati un'idea di quanto sia perfetto tutti gli accessoristi, l'accessoristica Garmin, di come sia perfetto anche l'imballaggio di un motore così importante, così bello. E quindi, ragazzi, non resta che andarlo a montare e a fare i test in acqua. È arrivato il mio salvatore, colui che mi aiuterà a montare quel coso lì. Allora, stai bene? Come sei bello, eh? Sei pronto? Allora, prima cosa in assoluto da fare, leggere le istruzioni, vero? Leggiamo le istruzioni. Che sono anche in italiano, stranamente. Sono anche in italiano, ma come per Garmin, te lo ripeto da 3 ore, Garmin. Vedi la gente che lavora veramente. Quinta fa le riprese e invece lui che lavora davvero ti fa vedere come si monta il motore. Tiriamo fuori la staffettona, guardate che figa. Come ti sembra? Bella solida? Una bella struttura. Fammi capire bene, il fissaggio noi l'abbiamo messo giù. Come da fuori che c'erano già anche nell'altro motore. Perfetto. Precedente. E qua siamo rimasti leggermente a filo, ok? Ecco. Perché Garmin non dà indicazioni, no? Anche se con altri motori si metteva un pochino più allora, fuori. Bisogna guardare, stare attenti che una volta che la staffa è in posizione di lavoro, sì, il palo rotondo del motore sì, si è spostato almeno 3-4 cm. Ok. Perché in caso di flessione con onde o acqua può essere che tocca. Se è troppo vicino alla okay, parte della barca. Però da istruzioni Garmin noi sembra che questo cavo va bene. Si prova così e funziona, insomma. Va bene. Una volta dopo installato basta abbassarlo e si fa e proviamo. Va bene. La cosa interessante è che adesso andiamo a utilizzare la busta A, giusto? Dove all'interno c'è tutto il fissaggio del motore. Della base. Ok, vai, andiamo. Intanto vediamo di fare chiarezza. Io ho già dei fori di un altro motore e vediamo se combaciano. Se per caso non combaciano, ovviamente, ragazzi, bisogna rifare i fori e dovete farli in questo modo, cioè inclinare. È la testa che esce. Inclinare il motore come da istruzioni. Grazie al mio straordinario aiuto, perché altrimenti non ce l'avremmo mai fatta. Abbiamo fissato tutte le 4 viti, eccole qua, 4 viti fissate. Se volete potete mettercene anche 6, però ne abbiamo messe 4 perché comunque la barca non è tanto grande, quindi 4 vanno bene. Tac, metti il perno B. Ok, allora nella parte quella inferiore del motore si usa il sacchetto B. Ok. Allora, questo è qua il sacchetto B. Ok. Il sacchetto B. Sì. Il panno del sacchetto B con le sue boccole. Sì. È quello che andrà nella parte inferiore del motore. Del motore. Quindi prendiamo le due boccole che vanno inserite. Internamente. Ok. Una e due. Ah, si mettono sulla testa del motore, quindi le mettiamo, eh? Okay. E poi si andrà a infilare il perno. Giusto? Yes. E quando invece poi si carica si prende contro, vedi? Ah, ecco. Questi entrano qua e si caricano. Perfetto. Sì, si vede benissimo che sulla testa del motore mettiamo le boccole. Guardate le istruzioni, sono in italiano. E adesso cosa stai facendo? Monti subito? Adesso tattimi sul motore. Come fai a sa cosa sai? C'è l'altra parte! Il motore è pesante! Le boccole, abbiamo messo le boccole sulla testa e le abbiamo fatto vedere là. Nella parte inferiore con quel sacchetto. Poi ci abbiamo messo dentro il perno, così le due gole del perno vanno a combaciare con i nostri tensionatori dei pistoni, giusto? Esatto. E adesso? Hai fatto passare il cavo. Il cavo, quello per l'alzata all'interno. Passando nell'apposito foretto, eccolo qua, vedete il foro? Apposito, fatto apposta. E comunque sulle istruzioni c'è tutto, ve lo ricordo per l'ennesima volta. Ok? Adesso procediamo con l'altra fase. Ok. Che è fissare i pistoni. Ok. Quindi adesso andiamo a fissare i pistoni con le sue viti. Prima quello superiore.
andiamo ad avvitare il suo cavetto. Speriamo che si veda quello che sto facendo. Eccolo lì. Ok, allora, cavetto attaccato là sotto. E poi adesso mettiamo le altre boccole per fissare il resto, no? Sacchetto delle boccole D. Sacchetto D. Ok. E andiamo a collegare queste boccole qua. Messe le boccole, adesso mettiamo il perno, giusto? Il perno con i suoi fermi. Dov'è? Qua? Questo è il perno, quello liscio, perché quello con i denti va sotto. Ok. Vitiamo il perno per fisso. Questo va tirato bene, eh? Vanno sempre tirate cosa giusta maniera, perché sennò si spannano, si sfilettano. Sacchetto e maniglia, la maniglia da tirare su e giù il motore, che va collegata verosimilmente al suo cavo, no? Eccolo qui. La maniglia, quella col foro. Maniglia col foro. Adesso lo metto la rondella, che va nel suo alloggiamento. Sì. Si mette il fermo, la conchiglia. Ok, la si lascia nel foro, quello centrale. E poi le sue vitine per bloccare la maniglia high tech, mi sembra, super, eh? Tecnologicissima. Ergonomica. Ergonomica anche. Eccolo. Questa è una chicca, molto bella, il fermacavi, guardate che bello. Questo fermacavi adeguato e adatto a questo. Veramente molto bello, molto bello. E anche molto elegante, in vero stile Garmin. Fissaggio del secondo pistone. Così abbiamo fissato anche il secondo e si caricano e si scaricano, giusto? Vai, che si aggancia, schiaccia, schiaccia, schiaccia. Va bene, no? Perfetto. O no? Perfettissimo mi sembra, no? Giusto? Sì, beh, questo. Quindi praticamente abbiamo quasi fatto tutto qua. Qua dentro cosa c'è? Qua c'è l'elica, ok, elica. Questa va tirata bene che non venga via come mi è capitato a me a bilancino. Ok. Molto bene. Stabilizzatore bellissimo, bellissimo. Allora, bella gente, abbiamo montato il motore. I passaggi li abbiamo fatti tutti, li abbiamo fatti vedere, abbiamo montato anche l'elica. Abbiamo rimontato i due pistoni, che è l'ultima cosa da fare, mi raccomando, non fatevi incasinare. Adesso mettiamo a posto qua lo stabilizzatore, che lo tagliamo un po' perché è un po' alto, o forse potrei anche tenerlo così. E adesso andiamo a montare la pedaliera wireless, ok? Quindi, fatto un po' tutto, sistemato tutto, il motore è bellissimo, esteticamente fantastico. E adesso andiamo a montare la pedaliera wireless. Eccoci qua ragazzi, ce l'abbiamo fatta a montare il nuovo Force della Garmin, montato alla perfezione, speriamo. La cosa bella di questo motore, quando poi vediamo in acqua, è la freccia già preimpostata al di sopra della testa, quindi non ci sono problemi di sgranature oppure di frecce sbagliate come al solito quando utilizziamo questi motori. Ormai siamo al buio, ci abbiamo messo un po' di tempo, in due persone si monta abbastanza velocemente, bisogna essere un po' pratici, ma la cosa bella sono le istruzioni sono in italiano e sono perfette, quindi come vedete piano piano siamo riusciti a montarlo seguendo le istruzioni passo passo. La cosa molto bella di questo motore è il trasduttore già integrato nel motore, quindi questa è una cosa veramente bella e comodissima perché non bisogna far passare altri fili. Ho montato anche il live scope, cioè quindi la visione frontale dell'ecoscandaglio, uno strumento fantastico.
ho montato il, appunto, come dicevo prima, il nostro amico stabilizzatore, ma la cosa fondamentale è che abbiamo montato la pedaliera wireless. Come vedete, io l'ho fissata sopra al deck della barca con un paio di viti, però non ho attaccato il cavo d'alimentazione, così non mi consuma batteria, ma semplicemente qua sotto, come potete vedere, c'è un vano dove io andrò a mettere le pile, quindi le classiche stilo da 1,5, le AAA, dove io andrò a inserire le batterie, e la nostra pedaliera sarà alimentata automaticamente dalle batterie e non ci sarà bisogno di consumare altra energia. Quindi, come avete visto, vi abbiamo fatto un unboxing del prodotto dall'inizio alla fine. Potete, vi ripeto, guardate le istruzioni perché sono in italiano e sono semplicissime da usare. E che dire, è un motore fantastico, ha una potenza incredibile e dei consumi veramente ridotti. È anche molto bello esteticamente, secondo me ha delle rifiniture strepitose. Guardate semplicemente il nottolino per sbloccare il motore, quanto è dettagliato, quanto è robusto, quanto è bello. Anche semplicemente il passacavi, guardate com'è curato fino all'ultimo dettaglio il passacavi, è veramente bello, guardate com'è curato per entrambi i cavi, e i pistoni per avere pochissimo sforzo nel tirarlo su e giù. Ed ecco che è Garmin, come al solito, ha fatto uno strumento di altissima qualità, come tutti gli strumenti Garmin. In descrizione vi allego il link dove abbiamo già fatto un test in acqua sul prototipo che ci ha mandato gli Stati Uniti, e ve lo linko in descrizione per vedere già un po' le prime impressioni. Però vedrò di completare comunque questo unboxing anche con la prova in acqua e spiegandovi tutti i vari processi, compreso l'ancora, compreso i vari appunto accessori che può avere questo motore veramente straordinario. Vi ricordo a tutti di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, cliccare sopra la campanellina per restare sempre aggiornati, seguitemi su Instagram Quinta Bass, e potete trovare qualsiasi info sui nuovi prodotti Garmin e su tutti i prodotti che di cui vado a parlare nelle mie recensioni. Grazie a tutti e in bocca al bass!